minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel giardino e qui possiamo immaginare quante volte Padre Pio avrà percorso questi vialetti con i suoi confratelli o a volte anche da solo per la meditazione. Possiamo pensare anche al periodo in cui era in solitudine, non poteva incontrare nessuno, quindi diventava quasi fondamentale, ecco, ritagliarsi dei momenti di silenzio, di preghiera, di meditazione anche in questo luogo. È proprio di questa situazione vogliamo parlarvi. Ecco, qual era lo stato d'animo di Padre Pio qualche mese prima delle stimmate? Siamo nel marzo del 1918, il 30 marzo, e Padre Pio scrive una lettera, una lunga lettera, una lettera abbastanza corposa, a un suo carissimo amico Don Pietro Ricci, della vicina Rignano Garganico. Era grande amico e dei frati e del convento di Sant'Anna, ma anche dello stesso Padre Pio. Padre Pio è stato anche a Rignano per andare a trovare Don Pietro, conosceva anche la sua famiglia. Ecco, che cosa gli scrive? Non cessate di raccomandarmi al Signore che lo stesso fo io sempre per voi e per la famiglia, affinché mi liberi di me stesso e dal conseguente timore di salvarmi, che del continuo mi agita. Che peso è questo per me, tanto più cresce quanto meno trovo in me la forza di divenire migliore, scrive Padre Pio, nonostante tutta la violenza che mi fo per divenirlo. E frattanto mi pare che il Signore mi vada sempre più sottraendo quella grazia, ed è ingiusta pena della mia infedeltà, mi condanni a vivere tra le più fitte tenebre. Che ne dite voi, Don Pietro? Le assicurazioni che mi vengono fatte dal mio direttore non valgono a calmarmi, perché io dubito che la mia vita sia stata un continuo offendere il Signore, ed ingannati, e questo per giusta punizione del Signore, siano proprio sul mio conto tutti i confessori, non esclusa la mia stessa guida. Domandatevi, prego, lume al Signore, e col vostro comodo rispondetemi chiaramente se sono giusti questi miei timori. Un'altra spina, scrive Padre Pio, un'altra spina è conficcata nel mio cuore. Io non so come regolare le anime che mi manda il Signore. Per alcune ci sarebbe bisogno davvero di luce soprannaturale, ed io non so se ne sia sufficientemente pieno, e vado quasi a tentoni, regolandomi con un po' di dottrina pallida e fredda appresa sui libri e con quel po' di luce che mi viene dall'Altissimo. Chissà che queste povere anime non abbiano a soffrire per colpa mia, scriveva Padre Pio il 30 marzo del 1918.